È il giorno dello stringerci la mano e spiegare il nostro programma ai cittadini. Così Gianluca Fusilli, candidato a sindaco di Pescara alle amministrative dell'8 e 9 giugno, Fusilli ha presentato i 32 candidati della sua lista Stati Uniti d'Europa. Diversi punti salienti del programma elettorale su cui si è soffermato, dal miglioramento della qualità della vita e della sicurezza in città, manutenzione del verde, illuminazione, passando per il miglioramento delle infrastrutture, porto e aeroporto. Sulla filovia Fusilli ha detto che, pur essendoci delle criticità, ha definito il progetto essenziale. E poi la sanità. Oltre ad auspicare il miglioramento dei servizi, lo sguardo è tutto proiettato al 2027 in vista della fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il futuro sindaco, ha detto ancora Fusilli, dovrà avviare la realizzazione del LEA di secondo livello. Infine, il sogno. Io ti voglio dire che il punto fondamentale è quello del sogno. Noi vogliamo recuperare il rapporto identitario di Pescara con il fiume, ricominciare quello che si era iniziato a fare 15 anni fa. Vogliamo recuperarne le acque e le sponde, perché il fiume non sia più sottratto alla disponibilità di questa città, non sia il luogo di nascondimento del disagio, ma diventi il luogo dell'intrapresa economica, della bellezza, della vita delle famiglie e del tempo libero. Carmine Ciofani, capolista di Stati Uniti d'Europa, si sofferma infine sulle aspettative. Le aspettative è che i cittadini di Pescara trovino in questa nuova offerta politica un sistema di valori, di proposte, di idee da sostenere, perché chi non coglie l'esigenza di un cambiamento in questa città? Ma lei ha visto che sono sempre gli stessi a candidarsi. Lei ha visto che si ripropongono alla città di Pescara coloro che sono anche stati bocciati alle elezioni regionali e che sono stati quindi già sottoposti ad un esame per le loro proposte, per carità, non per le persone, per le loro idee, per i loro programmi. E allora gli Stati Uniti d'Europa, che mette assieme 3-4 culture assieme, tutte riunite dall'idea di un'idea politica poggiata sul riformismo, sul cambiamento, ecco, si offre alla città perché chi non è andato a votare, chi ha voglia di cambiare, possa farlo.